Benvenuto in un nuovo Cosa mangio in un giorno? In una colazione ben bilanciata ci dovrebbe essere una porzione di frutta. Quindi, per renderla più appetibile, ho deciso di inserirla all'interno delle tartellette. Per prima cosa ho preparato la pasta frolla rompendo l'uovo e mescolandolo con lo zucchero. Ho poi inserito l'olio di semi, la farina a pioggia ed il cucchiaino di lievito. Ho mescolato dapprima con un cucchiaio e poi ho impastato con le mani, fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Che ho steso tra due foglie di carta forno. Poi, con l'aiuto di un bicchiere, ho formato dei cerchi. Che ho adagiato in uno stampo per muffin, imburrato ed infarinato. In seguito mi sono occupata della crema all'arancia, unendo semplicemente un cucchiaio di farina con 100 ml di succo d'arancia. Ho mescolato ed ho portato sul fuoco ad addensare. A questo punto ho riempito i cestini di frolla con una purea di mele che ho preparato tagliando a cubetti due mele per l'appunto e cuocendole con 2 cucchiai di zucchero ed un pizzico di cannella. Poi ho frullato con il mini piper. In alternativa puoi usare una marmellata, crema alle nocciole oppure crema pasticcera. Ho coperto con la crema all'arancia, gocce di cioccolato ed ho cotto nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Queste crostatine sono sicura che faranno felici grandi e piccini. Passiamo adesso al pranzo con un primo dal classico abbinamento. Sto parlando della pasta zucchina e gamberetti. Realizzarla è veramente facile. Inizia con il versare un filo d'olio all'interno di una padella, cipolla tritata finemente, uno spicchio d'aglio e le zucchine tagliate a cubetti. Lascia cuocere per qualche minuto, insaporendo con un filetto d'acciuga sott'olio. Dopodiché aggiungi i pomodorini, i gamberetti, io li ho usati congelati, come vedi, ma freschi ovviamente è ancora meglio. Sfuma con il vino bianco ed aggiusta di sale e di peperoncino. Fai cuocere il tutto con il coperchio a fiamma medio-bassa. Cuoci la pasta e mantecala con il condimento. In ultimo, per cena un arcobaleno di colori e di vitamine dati dalla verdura di stagione. Non trovi che sembra un quadro? Per queste verdure gratinate ho dapprima lavato e tagliato peperoni, melanzane e zucchine. Le ho poi disposte su una teglia rivestita di carta forno ed ho cosparso con cubetti di pomodoro, cipolla ad anelli, pan grattato, parmigiano, sale, peperoncino, origano ed olio extravergine d'oliva. Ed ho cotto nel forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti. Questo è un contorno, o un secondo volendo, perfetto per mangiare le verdure con quel tocco in più. Puoi arricchire con mozzarella o formaggio filante a scelta. Fammi sapere se proverai una di queste tre ricette o se hai già provato qualcuna dei precedenti. What an idea! A presto!